Ciao, sono Zane di Turbolab.it. In questo video parleremo di masternode e in particolare dei 5 masternode che secondo me sono i più proficui e interessanti e quelli sui quali possiamo valutare di investire se ci interessiamo alle criptovalute. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ovviamente prima di cominciare ci tengo a precisare che questa è la mia personalissima opinione, questo video non costituisce un consiglio per gli investimenti, tutto quello che vi racconto in questo video sono i progetti che dopo averli analizzati secondo me sono i migliori, vi invito a fare i vostri approfondimenti e le vostre personali valutazioni prima di procedere. In questo video parleremo di masternode, ovvero una componente architetturale propria di alcune criptovalute, ma non di tutte. Ad esempio Bitcoin, Ethereum, Litecoin e molti altri progetti famosi non utilizzano i masternode. I masternode sono stati introdotti originariamente da Dash, però ultimamente ci sono molti progetti che li stanno impiegando. Se siete a digiuno dell'argomento e volete saperne di più in campo masternode prima di proseguire, vi rimando al video con la spiegazione completa che ho pubblicato qualche settimana fa. Partiamo parlando proprio di lui, il capostipite di tutta la generazione masternode, ovvero Dash. Dash è stata appunto la prima criptovaluta a introdurre la componente architetturale dei masternode e oggi è fra le prime 20 monete digitali per capitalizzazione e sta ottenendo qualche buon risultato in Sud America come metodo di pagamento anche nell'economia reale. Trattandosi dell'originale e di quello a più ampia capitalizzazione fra le monete che citerò fra poco, è indubbiamente la scelta che presumibilmente ha il rischio minore di fallire completamente. Per attivare un nuovo masternode Dash sono necessarie 1000 monete Dash per un investimento complessivo, al momento in cui scrivo, di circa 150.000 bei dollaroni, quindi non sono certo cifre che si trovano nel portafoglio di molti di noi. La rendita in compenso, quindi il ritorno sull'investimento, si aggira attorno al 7% all'anno. Dash è acquistabile su tutti i principali exchange cercando il simbolo appunto Dash. A questo punto viene naturale chiedersi perché, se esiste appunto Dash, che è il capostipite, una valuta molto solida, potremmo essere interessati ad investire su progetti alternativi. La spiegazione è presto data. Si tratta sostanzialmente dello stesso approccio che hanno gli investitori che preferiscono le altcoin, quindi le criptovalute alternative, rispetto a Bitcoin. In questo caso preferiamo monete alternative a Dash con la speranza che, essendo progetti più recenti e quindi con una capitalizzazione minore, abbiano moltissimo potenziale inespresso e quindi, sostanzialmente stringendo, abbiano la possibilità di crescere ancora più velocemente dello stesso Dash. Il rovescio della medaglia è che naturalmente, essendo progetti meno affermati, più recenti, con una storicità inferiore e un coinvolgimento minore da parte dell'ecosistema, hanno anche un rischio maggiore di andare rapidamente a zero. Ovviamente questo non è detto, però di fatto stiamo sbilanciando il rapporto fra rischio e guadagno, puntando di più sul guadagno in caso cercassimo appunto criptovalute alternative a Dash. D'altro canto, personalmente stra sconsiglio di buttarsi su una criptovaluta semplicemente perché il masternode appare avere dei rendimenti molto elevati. Ci sono infatti dei fondamentali da valutare, quindi in particolare ad esempio il team, oppure capire se la moneta ha una possibilità di entrare nell'economia reale da qui ai prossimi 5 o 10 anni, se quello che propone è effettivamente solido, oppure se si tratta dell'ennesima copia di Dash stesso, oppure di un'altra moneta popolare. Insomma, dobbiamo fare tutta l'analisi dei fondamentali che facciamo quando appunto decidiamo di investire su una altcoin invece che su Bitcoin stesso. Il primo progetto criptovalutario che segnalo per coloro che fossero alla ricerca di una buona soluzione sulla quale investire, secondo me, è Zcoin. Zcoin, da non confondere col suo rivale Zcash,
è un privacy coin, ovvero sostanzialmente è un sistema per scambiare valore in modo totalmente anonimo. Infatti ricordiamo che mentre Bitcoin, Litecoin e la maggior parte delle criptovalute consentono sempre di visualizzare lo storico completo della transazione verso e da un determinato wallet, Zcoin offre appunto la tecnologia per inviare denaro senza lasciare tracce. Il risultato è garantito dall'implementazione del protocollo Zero Coin, che, come argomentato in un documento che è stato pubblicato sul sito ufficiale, un documento tecnico abbastanza approfondito, opera permettendo la distruzione, quindi il burn, di un numero arbitrario di monete, per poi consentire la creazione di un quantitativo equivalente della stessa moneta. Il risultato è che le nuove monete generate appaiono senza una storicità e quindi di fatto è come se fossero nuove e non c'è possibilità di risalire a tutta la loro storia e vedere da dove arrivano e dove sono state spedite. Per attivare un nuovo masternode Zcoin sono necessarie 1000 monete XZC, questo XZC è il simbolo appunto della moneta Zcoin, per un investimento complessivo, al momento in cui scrivo, di circa $10,000. La rendita in realtà è molto buona a fronte di questo investimento perché c'è un 20% annuale. Quindi Zcoin, secondo me, un buon progetto sia per le funzionalità di privacy sia per la tecnologia, ma ci offre anche un ottimo rendimento. Quindi se riuscite ad entrare in possesso totalmente o parzialmente di un masternode Zcoin, secondo me potrebbe essere davvero un buon investimento. Un altro progetto con masternode che mi piace veramente molto è Nulls. Ne ho già parlato abbastanza approfonditamente in passato in un mio video precedente ed in particolare nel video dedicato alle migliori criptovalute per ottenere un guadagno passivo. Brevemente, di che cosa si occupa Nulls? Mira a rendere disponibile tutte le tecnologie necessarie agli sviluppatori di terze parti per lanciare con semplicità nuovi progetti basati su blockchain, delegando appunto al framework esposto da Nulls tutte le complessità specifiche. Quindi di fatto dal punto di vista dell'applicazione ci sono delle funzioni esposte dal framework di Nulls che consentono appunto di interagire con la blockchain. Sebbene l'adozione da parte del pubblico aziendale non sia ancora arrivata, il progetto sta maturando davvero molto bene e prevede la presenza dei masternode. Ho inserito Nulls anche in questa lista perché si tratta di un progetto che reputo molto promettente e la rendita del masternode è elevata. Purtroppo però per attivare un masternode Nulls, che nello specifico gergo si chiama Agent Node, è un'impresa davvero molto ardua. A parte il fatto che servono 20.000 monete Nulls per iniziare, quindi siamo su un investimento superiore ai $20,000. Il difficile in realtà arriva dopo, perché per rendere operativo e produttivo il server sarà necessario raccogliere altri 200.000 Nulls da parte degli altri utenti. Tra l'altro, se vogliamo essere precisi, i 200.000 utenti rimangono in possesso degli utenti che appunto contribuiscono ad attivare il nostro server, però di fatto vengono congelati e quindi sommati per il raggiungimento del limite della soglia necessaria per attivare il server. Quindi gli utenti non ci mandano materialmente i loro 200.000 Nulls, ma li conservano e vengono semplicemente congelati. Non ho trovato numeri chiari ed esatti, nonostante abbia chiesto anche su Reddit circa il ritorno sull'investimento in Nulls, però in questo momento si parla del 12 oppure 15%, quindi c'è un ottimo ritorno sull'investimento iniziale, anche appunto perché riuscire a trovare questi 200.000 Nulls sarà tutt'altro che facile. Se siete interessati a proseguire, Nulls è disponibile sia su Binance sia su KuCoin. Veniamo ora al progetto Horizon. Si tratta di fatto di un fork, perché tutto è nato dal progetto Zcash, che è stato poi forcato in Zclassic e infine Zclassic è stato forcato appunto in questo Horizon. Tanto per complicare un pochino le cose, Horizon si chiamava precedentemente Zcash. Però in questo momento Horizon è un progetto che mi è piaciuto perché di fatto consente di inviare pagamenti anonimi. Dai suoi antenati, quindi dei progetti originali dai quali è stato forcato, ha ereditato la tecnologia ZK Snark, che consente di fatto di fare dei pagamenti anonimi, pare anche in modo un pochino più efficiente rispetto a quello consentito da Zcoin che abbiamo citato in precedenza.
Quindi di fatto anche in questo caso si perde le tracce della catena del valore e non sappiamo, non è possibile, osservando la blockchain da fuori, sapere esattamente qual è la storicità di una moneta e quale percorso ha fatto. Quindi di nuovo un privacy coin. Sebbene il pagamento anonimo sia il focus principale del progetto, si parla anche di domain fronting, ovvero l'utilizzo della blockchain per superare la censura e consentire di raggiungere qualsiasi sito, anche quelli bloccati dai firewall di Stato, come avviene ad esempio in Cina. Tutto questo avviene senza lasciare tracce, quindi il progetto di appunto domain fronting dovrebbe essere interessante anche per i dissidenti politici che siano interessati a pubblicare dei documenti contro i regimi totalitari senza che debbano appunto temere per la propria incolumità personale. Il team pare essere composto da persone estremamente competenti, però la superstar è sicuramente Charles Hoskinson, che è di fatto il fondatore di Cardano e che qui ricopre il ruolo di advisor. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la struttura dell'azienda, che è organizzata come una DAO, ovvero una struttura autonoma e decentralizzata. Che cosa significa? Che di fatto chiunque può inviare proposte di miglioramento o modifica e sarà poi la community dei possessori, dei detentori di gettoni Horizon a votare quali accettare e quali rifiutare. Il simbolo di Horizon è rimasto Zen, in, diciamo così, per continuità con il nome precedente, Zen Cash, ed è acquistabile attualmente su Binance cercando appunto il simbolo Zen. Sono disponibili due diversi livelli di Masternode, c'è in particolare il Secure Node, che è il livello che consente di entrare con 42 Zen, quindi in questo momento solo 600 euro, e ha una rendita molto forte perché ha il 30%, consente il 30% di guadagno all'anno. C'è anche un Super Node, di cui in questo momento francamente non ho capito benissimo quale sia il senso dal punto di vista economico. È infatti necessario un investimento iniziale di 500 Zen, quindi stiamo parlando di 7.000 dollari, ma offre una rendita inferiore, quindi solo il 23% all'anno. Quindi il Super Node, che dovrebbe essere il server di livello superiore al Secure Node, offre un investimento minore a fronte di una commissione di ingresso maggiore. Non ho capito benissimo quale sia il senso, vi raccomando di approfondire e magari se voi lo capite fatemi sapere qua sotto nei commenti. Veniamo dunque a PIVX. Che cos'è? È un fork di Dash, del quale ho già parlato nelle migliori criptovalute che generano appunto una rendita passiva. In questo caso hanno introdotto funzionalità aggiuntive di sicurezza, anonimato e velocità delle transazioni per un privacy coin che di fatto si propone come una buona soluzione per effettuare pagamenti alternativa a Dash. PIVX, come dicevo, consente lo staking a tutti e basta dunque acquistare monete PIVX, depositarle sul wallet proprietario del progetto e mantenere il programma in esecuzione su un qualsiasi computer per generare una rendita. Chi però volesse fare un passo in più può attivare un Masternode PIVX, per il quale sono necessarie 10.000 monete per un investimento complessivo di circa 14.000 dollari. In compenso la rendita è piuttosto buona perché si parla di poco meno del 10% all'anno. La moneta di PIVX porta lo stesso nome ed è acquistabile su Binance. Veniamo dunque a Walton Chain, uno dei principali progetti per il tracciamento dei beni e delle merci lungo tutta la catena che porta i prodotti dal produttore, passando per i trasportatori, fino ai distributori e ai rivenditori, fino ad arrivare ai consumatori. Walton Chain, un progetto con base in Cina piuttosto interessante, si basa sostanzialmente sull'uso di chip RFID da applicare ai beni. Questi chip sono anti-manomissione, sono difficili da rimuovere dai prodotti ed essere applicati altrove e utilizzano appunto la crittografia e la blockchain per rendere queste informazioni praticamente impossibili da modificare. Quindi dovrebbe esserci sempre una garanzia di qual è il percorso che i beni hanno compiuto per arrivare appunto fuori dalle fabbriche fino nelle nostre case. Questo è molto importante un pochino per tutti, sia per chi ad esempio acquista beni di lusso e quindi vuole essere sicuro che non siano stati falsificati o manomessi durante il loro percorso, ma anche in futuro anche per i beni alimentari, per sapere che ad esempio
non siano stati sabotati o ad esempio resi inedibili. Parlo solo ora di Walton Chain perché in passato, in particolare nel 2017, il team ha collezionato un paio di figuracce veramente brutte dal punto di vista della marketing e della comunicazione. Oggi però in compenso l'azienda è maturata moltissimo, sembrano davvero essere cresciuti e offre qualcosa dalle potenzialità che secondo me sono rivoluzionarie in un settore storicamente caratterizzato da inefficienze, alti costi e scarsa affidabilità. Per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando qui, quindi i masternode, ci sono di diversi tipi con diversi pesi. Per attivare un masternode di primo livello sono necessarie 5.000 monete proprie del progetto, per un investimento complessivo al momento in cui scrivo di circa $15.000. Vi sono poi i Guardian Masternode, abbreviati in GMN, che sono un livello privilegiato riservato a chi ha acquistato i token Walton Chain agli inizi. E poi i Super Masternode, SMN, per attivare i quali sono necessari addirittura 100.000 token del progetto Walton Chain. Il ritorno esatto dell'investimento non è del tutto chiaro in questo momento, anche perché stanno appunto procedendo rapidamente con la loro implementazione tecnologica. Ci si aspetta comunque che sia compreso fra il 5 e il 10% per i masternode, a seconda del livello. I gettoni Walton Chain sono acquistabili un pochino su tutti i principali exchange, quindi sia su Binance che su KuCoin, cercando il simbolo WTC. WTC. Un altro progetto interessante è VeChain. Sostanzialmente si tratta di una piattaforma realizzata per facilitare lo scambio di informazioni fra i vari attori che fanno business fra loro. Un settore molto ampio, naturalmente, che in questo momento è caratterizzato da un sacco di inefficienze. È difficile per i vari attori, ad esempio quando si parla di marchi diversi dai produttori, dai distributori, dai rivenditori, dagli utenti finali, anche mettersi in comunicazione ed accedere a un set di informazioni condiviso. Quindi devono essere sempre scambiate tramite email, fax e tramite tanti canali diversi e sicuramente appartenenti al passato, che quindi rallentano le operazioni e sono anche costosi di conseguenza. Ecco, lo scopo ultimo di Chain è appunto la creazione di un canale condiviso che permette a tutti di condividere questi dati. Il tutto è stato progettato attorno ad un modello di governance che permette all'ecosistema di progredire rapidamente mano a mano che emergeranno nuove necessità. Nel white paper in particolare si prende l'esempio di Bitcoin, che invece ha un modello di governance di tipo 1.0, come viene detto, perché è una criptovaluta 1.0, tende a richiedere più tempo per raggiungere il consenso necessario a implementare le novità. VeChain utilizza due valute con una modalità che scopi che ricordano da vicino quelle di NIO e GAS. La moneta VeChain, che ha il simbolo VET, è da intendersi come uno strumento per effettuare pagamenti e investire a lungo termine, quindi si parla di un deposito di valore oltre che uno strumento per i pagamenti. I possessori di VET ricevono periodicamente VTOR token, un altro gettone distinto con simbolo VTHO. Si tratta del gettone appunto da spendere per eseguire gli smart contract e pagare le commissioni per il trasferimento di VET. Quindi se ad esempio io detengo dei VET e li voglio inviare a qualcun altro, per fare il trasferimento devo pagare una commissione che si paga appunto in VTOR token. Il sistema VeChain impiega due tipi di masternode. Il primo tipo sono gli Authority Masternode. Si occupano principalmente di validare le transazioni e generare i blocchi. Al momento sono previsti un massimo di 101 nodi di questo tipo, ma la cifra potrebbe aumentare in seguito. I nodi di questo primo livello, quindi i nodi più importanti, sono sostanzialmente riservati a sviluppatori e partner commerciali stretti, un aspetto che si rispecchia in una serie di requisiti molto stringenti, fra i quali spicca l'essere identificati e manualmente approvati dall'ente che supervisiona il progetto, oltre ad ottenere ben 25 milioni di gettoni VET. Quindi la bella sommetta di $250.000 al cambio attuale. Quindi di fatto questo è però un masternode abbastanza riservato. L'altra tipologia destinata un po' a tutti noi sono gli economic nodes, che a loro volta si dividono in una scala gerarchica. Quindi si parte dal livello strength node, per i quali è necessario 1 milione di VET, quindi circa 10.000
dollari al cambio attuale. Ci sono poi Thunder Node, 5 milioni di VET, e infine i Mjolnir Node da 15 milioni di VET. Per calcolare il guadagno esatto possiamo utilizzare il sito torcalculator.com. Dopo aver immesso il numero di VET nel campo in alto, e chiaramente dobbiamo rispettare i minimi citati in precedenza, quindi 1 milione, 5 milioni e 10, 15 milioni se vogliamo fare i calcoli sui masternode, basta cliccare appunto calculate per visualizzare il profitto. Per il livello più basso, quindi per lo strength node, si parla di poco meno del 2% all'anno. Le monete VET sono acquistabili un pochino su tutti i principali exchange, in particolare cito Binance e KuCoin, mentre invece i gettoni VTHO sono disponibili presso un numero limitatissimo di exchange, proprio perché in questo momento l'obiettivo è farli generare a chi conserva le monete VET. Una menzione speciale per il progetto Smart Cash. Si tratta di fatto di un fork di Bitcoin alle quali sono state aggiunte altre funzionalità ed ha le radici in un progetto community. Lo cito principalmente perché è un progetto estremamente speculativo, nel senso che in questo momento Smart Cash garantisce una resa di circa il 40% all'anno, quindi siamo su rendite veramente elevatissime. Inoltre, per attivare un nodo Smart Cash, quindi uno Smart Cash, bastano 155 dollari appena, quindi non 155.000 come abbiamo visto per gli altri progetti, ma solo 155 dollari. Quindi per chi vuole giocare, vuole provare ad attivare un masternode, è sicuramente molto interessante. Ci tengo a precisare che personalmente non sono convintissimo sulla sicurezza e sulla possibilità veramente di guadagnare nel lungo periodo come con un progetto come Smart Cash, perché in questo momento non vedo un team o una tecnologia degli elementi di differenziazione fortissimi. Però secondo me, proprio grazie ai ritorni fortissimi sull'investimento, potrebbe essere una buona idea per chi cerchi qualcosa sul quale speculare, quindi entrare immediatamente, acquistare appunto un smart node con questi prezzi assolutamente ridicoli, fare il setup, configurare tutto quanto, preparare tutto quanto per anche farsi le ossa con la configurazione dei masternode, rientrare il più rapidamente possibile dell'investimento vendendo mano a mano che arrivano una parte delle monete che riceviamo, e dopodiché scegliere: o si vende il tutto in tronco non appena si raggiunge un certo livello di guadagno, oppure una volta che abbiamo recuperato l'investimento, se riusciamo a farlo, possiamo valutare di giocare con soldi, fondamentalmente scommettere e giocare la fortuna tenendo il masternode a vita, continuando a ottenere monete e vendendolo, sempre però tenendo presente che si tratta di un progetto secondo me molto speculativo e quindi non è del tutto detto che vada a zero. Cito rapidamente, nella stessa, fondamentalmente con lo stesso approccio, anche Linda o Linda Coin. Un altro bel progetto, ho navigato il loro sito, hanno tantissime informazioni e la loro moneta, almeno all'apparenza, dal punto di vista del funzionamento, sembra molto promettente. In questo momento attivare un masternode Linda costa 2.500 dollari, perché servono appunto dei gettoni, delle monete Linda. E da lì in poi otteniamo un rendimento veramente stellare, si tratta del 46% all'anno. D'altro canto, quelli di Linda dicono chiaramente sul loro sito che uno dei loro obiettivi è generare un sistema che consenta agli investitori iniziali di guadagnare un sacco di soldi, quindi di nuovo per un approccio speculativo potrebbe essere un'altra buona soluzione. C'è da dire che se andiamo un pochino in giro per la rete, in particolare su R Cryptocurrency, quindi sul gruppo principale dedicato alle criptovalute su Reddit, notiamo che ci sono tantissime persone che parlano di Linda come di uno schema Ponzi, proprio perché ci sono dei guadagni che sono insostenibili. È innegabile che un 50% all'anno sia qualcosa che finirà per generare un'iperinflazione della moneta e quindi di farne precipitare il prezzo. Io personalmente
non lo vedo generalmente come uno schema Ponzi, anche perché già si parla di abbassare progressivamente questa rendita e di fatto nessuno nasconde il fatto che sia finalizzato appunto a guadagnare per gli investitori iniziali, quindi personalmente non mi esporrei a chiamarlo uno schema Ponzi. Di nuovo, per chi ci vuole entrare, però ci sono dei rendimenti elevatissimi, l'approccio speculativo è di nuovo quello che consiglio. Sul lunghissimo periodo personalmente ho forti dubbi circa la validità di questo progetto. Se la pensate diversamente, sia sull'Inda che su Smart Cash, naturalmente vi invito a lasciarmi il vostro commento qua sotto. Bene, siamo arrivati alla fine dell'articolo sulle migliori criptovalute con Masternode secondo me. Come abbiamo visto, gli importi per attivare un Masternode personalmente sono elevatissimi e sono indubbiamente fuori dalla portata di molte persone e utenti normali come me o come molti di voi in ascolto. Cosa fare quindi per ottenere un Masternode nonostante non si possa investire tutta questa cifra? Vengono in nostro soccorso i servizi di condivisione Masternode, che permettono di fatto di comprare dei Masternode in comunità e poi di spartirsi i guadagni generati dal servizio stesso. In particolare, in passato, nelle scorsi video, ho approfondito due di questi progetti, Crypto Revolution Time e CryptoPie. Si occupano proprio di aggregare le persone interessate ad acquistare Masternode in comunità e si fanno carico della gestione tecnica del servizio e quindi di tutte le complessità che ci stanno dietro. Se siete interessati, vi rimando ai rispettivi video, Crypto Revolution Time e CryptoPie, per gli approfondimenti. Da zannaditurbola.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace, per me è sempre sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Qualsiasi commento, qualsiasi domanda, fammi sapere cosa ne pensi qua sotto, anche se non ho citato il tuo progetto Masternode preferito, fammi sapere perché è meglio di quelli che ho parlato, sono sempre molto interessato. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti che trovi sempre qua sotto. Alla prossima, ciao!